Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di Yo-Kai Watch. Nello scorso episodio abbiamo sconfitto il nostro primo boss che abbiamo incontrato subito così a casa nostra, che stava infestando la nostra casa, e poi subito abbiamo scoperto che c'era un altro problema con qualche altro yokai qui con Katie, la nostra amica Katie, che ha iniziato a vomitare in faccia tutto quello che pensava di una sua amica e diciamo che l'ha offesa. Abbiamo scoperto che lo yokai era qui attorno ed era Rivela che appunto stava facendo fare queste brutte cosacce a Katie, ma non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo a parlare con Katie. Vediamo adesso che cosa succede. Eccolo qui, è quello lì piccolino, l'abbiamo visto già nello scorso episodio. Katie, ho trovato lo yokai. Ho trovato un modo per aiutarti. Dica. Dici sul serio? Sì, credo di conoscere un modo per farti riconciliare con la tua amica. Vorrei tanto chiedere scusa, ma mi sento così in imbarazzo ora. Vorrei poterle dire quello che mi passa per la mente, come facevo prima. Ok, stavolta però le direi qualcosa di diverso. Che cosa? Ok, Rivela, tocca a te. Puoi incantare Katie come hai fatto prima? Ma come? Gli fai dire di nuovo tutte cose? Mettiamo fine a questa storia. Ah, ok, no, questa volta vuole dirle cose buone, quindi... Bene, bene. Vediamo un po' che succede adesso. Ah, eccola lì l'amica. Ehi, Sara, mi dispiace per quello che è successo prima. Ti ho detto delle cose terribili senza vederlo. Senza vederlo, così, non lo so. Volerlo, puoi perdonarmi? Mi dispiace anche a me. Non avrei dovuto prendermela così. Ma chissà che cosa ti ha detto. Cioè, se ti ha detto, se ti ha insultato malamente, ci credo. Sembra che abbiano fatto pace. Ah, la gioia dell'amicizia. I veri amici sono difficili da trovare, ma impossibili da dimenticare. Dimmi. Sagge parole, fantasmino. Non avrebbero mai litigato se non fosse stato per Rivela, ma sono contento che si siano riconciliate. Ok, quindi... Ho come l'impressione che Rivela abbia ancora un po' di energia. Dimmi. Perché devi dire sempre dimmi? Puoi dirlo forte. Facciamo una corsa. Come una corsa? Magari più tardi. Sai, oggi percepisco delle strane vibrazioni provenienti dalla città. Deve essere colpa di quell'uomo. Quale uomo? Come hai detto? Hai visto un uomo ad affari uscire dalla scuola? E mormorava qualcosa tipo rompere quattro sigilli in città? Così hai sentito un'ondata di energia e hai dovuto incantare qualcuno? Sì, più o meno. Tutte ste cose te le ha dette così, telepaticamente però. Ah, ok. Sai quello che sto pensando, Freak? Non mi piace affatto questa storia di gente strana e sigilli rotti. Scommetto che quei sigilli hanno a che fare con la scarica di energia di Rivela. Perché mai un uomo d'affari dovrebbe parlare di una cosa del genere? Sendo una scia d'energia proveniente dall'ufficio postale. Andiamo a vedere. Cioè, è tardi. Cioè, dovrei tornare a casa. Ah, già, hai dei genitori. Cosa, cioè, che cosa triste così da dire? Ah, già, hai dei genitori. Non facciamogli preoccupare, allora. Infatti. È sempre bello tornare a casa quando l'orologio dice che si sta facendo tardi. Potremmo riprendere la storia dell'uomo d'affari domani. Ok. Quindi torniamo a casa subito. Ok, ci è andato da solo. Perfetto. E buttiamoci a letto. Buonanotte. Nuovo giorno, nuove missioni. Oggi andiamo dall'uomo d'affari, vediamo un po' che cosa di strano nasconde. Hai dormito bene, Freak? Sì, grazie, devo ancora abituarmi a vederti quando apro gli occhi. Manda le ciance, fuori piove, ma abbiamo ancora tante cose da fare. Su, andiamo a scoprire lo strano uomo d'affari di cui ci ha parlato Rivela. Perfetto, andiamo. Ora puoi anche leggere l'ora col tuo Yo-Kai Watch. Ah, bene, quindi non si può far tardi perché altrimenti, non so, ci sgridano. Spero proprio di no. Ok, let's go, fuori, via. Anche, guardate che carino, si è anche messo il cappuccio, si è vestito invernale perché sta piovendo fuori, fantastico. Ok, andiamo. Andiamo a trovare l'uomo d'affari sospetto. Da questa parte. No, da questa. Questa parte qua. Giù. Corri. Ragazzi, questo gioco a me sta piacendo. A me sta piacendo davvero. Dai, fammi passare. Ok. Ma qua c'è Gibanian. Sei con noi in realtà di solito. Comunque, a me sta piacendo davvero un sacco. Fatemi sapere ancora nei commenti. Però la storia ancora deve entrare nel vivo. Però mi sembra davvero molto molto carino. Basta girare un pochino qui e allentare questo qui e il gioco è fatto. Ehi, Freak, percepisco una forte aura da quell'uomo, la senti? Credi che questo sia l'uomo di cui ci ha parlato Rivela? Acuta osservazione, capitano ovvio! Ehi, Rivela, non ci prendere in giro. Che hai da guardare, ragazzino?
Scusi, signore? Fuori dai piedi, ok? Ho delle faccende importanti da sbrigare. Importantissime! Quello mi ha scritto sospetto in fronte. Vibrazione negativa a fiumi. Fine dei giochi, signore. Più o meno. Vai, rivela. Falli vedere tu. È ora di sputare il rospo elegantone. E sbam! Attenzione. Ok, rivela serve appunto per far rivelare tutto quello che gli passa per la mente. Ah ah ah! Quando ho rotto i sigilli della città diventerò lo yokai più forte. Ah, non è un uomo, è uno yokai. Presto non dovrò più nascondermi in questo insulso involucro umano. Una volta che avrò assorbito tutta questa energia, il mondo intero sarà mio. Non mi intendo di cultura aziendale, ma questo qui non mi sembra a posto. Un momento, ma che dico? Perché sto spifferando i miei piani segreti? È quello che fanno di solito tutti i cattivi prima di fare l'ultima cosa, l'ultima azione, tipo. Ah, visto che non posso cancellare i vostri ricordi, li distruggerò. Tengulegon? Un nome un pochettino più strano? Attenzione, battaglia così subito contro Tengulegon. Durante una battaglia potrebbe capitarti di vedere una sfera luminosa. Vediamo un po' che succede. È un energy globo. Colpiscilo con uno spillo e otterrai una ricompensa. Potresti ricevere un oggetto o magari il tuo energimetro potrebbe riempirsi. Inoltre potresti ottenere soldi, esperienza o farti amico uno yokai più facilmente. Ah, bene. Ok, perfetto. Allora, combattiamo. Direi di iniziare un po' con loro e fare così. Uno, due e tre. Così. Bene, 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 bene. Perfetto. Poi direi di toglierci di torno i suoi scagnozzi, ovvero quei due negative ads. Quindi facciamo un bersaglio. L'ho preso al volo. Ok, perfetto, facciamo un altro bersaglio. Lui che sta per morire. Ok, e adesso aspettiamo un attimo che muoia. Aspettiamo un attimo che muoia, dai che muori. Dai che c'è mori. Ehi, non muore. Ok, finalmente. Perfetto. Ora, colpiamo lui e utilizziamo anche il suo... Ok, gira. Non so in realtà se fatto meglio questo, ad esempio in questo caso girare oppure colpire i punti precisi, se fatto meglio dia magari un danno maggiore, oppure l'unica cosa che fa è, diciamo, caricare più velocemente il colpo. Non so se mi sono spiegato. Vedremo. Allora, direi che manca solamente lui, quindi facciamogli fare il suo attacco speciale, anche perché Demanone sta un po' a morì. Ecco, vedete, se io ad esempio sbaglio qualcuno di questo, che cosa succede? Colpisce con meno potenza oppure mi fa perdere tempo prima di attaccare? Era questo quello che volevo dire prima. Negativirus. Mancato. Grande, sei veramente utilissimo Negativaz, però ce l'abbiamo fatta, abbiamo vinto lo stesso. E non era così forte, mi aspettavo che fosse un pochettino più forte. Ok, abbiamo preso sia l'onigiri di prima, che ho preso con lo spillo, i livelli in più, perfetto, quelli più scarsetti, quindi ottimo. Ok, aumenta anche l'abilità, benissimo, e anche un bracciale consumato, che, boh, non so. Sì, ci sono anche degli oggetti da equipaggiare in realtà, quindi vedrò un po' come fare. Io ho sconfitto da un ragazzino? Ma sei arrivato troppo tardi, giovanotto. I miei alleati stanno per raggiungere il centro culturale e la banca. Ah, perché ti sto ancora rivelando il mio piano? Non mi importa. Non riuscirai mai a salvare i quattro sigilli. Il mondo sarà nostro. Ok, quindi la banca e... non mi ricordo l'altro. Beh, non è uno spettacolo a cui si assiste tutti i giorni. Ora si spiega perché questa città emana un'aura così forte. Probabilmente i quattro sigilli servono per contenere una grande forza. Quindi gli yokai vogliono rompere i sigilli e impadronirsi di quella forza. Così il mondo degli umani e yokai world si scontreranno. Regnerà il caos totale. Sul serio? Caos del tipo che cani e gatti canteranno tutti in coro? No, io questa non la dico. Beh, forse non un caso così, ma credo di aver reso l'idea. Su, Freak, dobbiamo riparare i sigilli prima che subentrino gli yokai in azione. Che si fa? Vediamo un po' che cosa fare adesso. Equipaggio un oggetto per rendere più potente. È quello che stavo dicendo prima, guarda, mi hai proprio letto nel pensiero. Ci sono poteri speciali che possono far aumentare alcuni attributi di un yokai. Perfetto. Benissimo. Andiamo ad esaminare i sigilli. Allora, ce n'è uno qua a sinistra, andiamo qua, ecco, è più vicino, perfetto. Ehi, togliti! Cioè, proprio gli stavo correndo in faccia. Ah, c'è un salone delle macchine, perfetto. Però non credo si possano usare. Ok, ci siamo, sigillo. Vediamo che succede qui. Credi che questo sia il sigillo della banca? Vuoi dirlo forte? C'è un sacco di energia proveniente da lì. Ok, che facciamo? Me ne occupo io. È un gioco da ragazzi per un yokai del mio calibro.
Mi stai forse dicendo che per te questo è un gioco, è un giorno come tanti altri? Proprio così, posso dire di esserci abituato. Ok, ripariamo questo sigillo, ma Whisper ancora non ho capito che cosa. Cioè, non lotta mai, quindi. Uccelladro, attenzione. Quel che è tuo è mio e quel che è mio è sempre mio. Dammi tutto ciò che hai. Voglio quella forza, deve essere mia, dammela! Non c'è niente di meglio che rubare la forza dalle mani di qualcun altro per farla mia, dammela! Ok, altro combattimento. Bene, bene, contro Demanone e Uccellato. Ah, perfetto, anche lui ha Demanone. Perfetto, combattiamo, combattiamo, combattiamo. Direi di sbrigarci utilizzando lui, facendogli tanto danno, prima che poi quei Demanoni facciano robe. Ok, perché quei Demanoni ovviamente, come il nostro, attirano a sé gli attacchi e aumentano la difesa. Quindi dobbiamo essere abbastanza veloci a buttarli giù. Perfetto. Ora direi di togliere di mezzo lui. Appena lui muore, utilizzi. Però c'è Cicalama che sta per morire e non mi va. Vabbè dai, utilizziamo subito. Ah, ok, perfetto, è morto. Bene, bene, bene. Dai, dai, dai. Dai! Dai! Ok. Oh no, dovevo prendere quella sfera, però l'ho vista dopo. Colpo dall'ignoto, sbam! Una sberla così in faccia. Non lo posso più prendere. Va bene, fa niente per questa volta. Hai vinto, hai vinto. Abbiamo vinto. Dai, no, non sono troppo difficili. Almeno finora. Ok, abbiamo ricevuto anche quell'oggetto. Possiamo proseguire con questo sigillo e poi con il prossimo. Siete proprio cattivi, non vi ho rubato niente. Beh, non ancora. Ciao. E se ne va. Hai fatto davvero un ottimo lavoro. Che yokai avido era quello lì. Ora torniamo a riparare il nostro sigillo. Male, male, vattene via, lascia questa ci città mia, sigillo, riparati! Ha una forma suina questo sigillo, raga. Ah, sì, perché la banca l'ho notato off camera girandogli intorno, si chiama Banca Salvadenaio, infatti quello è tipo un salvadenaio. Ah, ok, non riesco a credere che possa funzionare. Lo so, la vita è strana, guarda, Laura, è scomparsa. E dov'è andata Laura? No, vabbè, battuta bruttissima, ragazzi. Direi di sì, allora abbiamo finito qui. Sì, al prossimo sigillo. Perfetto, andiamo subito al prossimo sigillo. Direi di farlo in questa stessa puntata. E poi vedere un pochettino che cosa succede. Direi di non attraversare ancora una volta nelle strisce quando c'è il rosso. Cioè, no, nelle strisce sì, però non quando c'è il rosso. Perfetto. Ah! Mi stai investendo! E però c'è il rosso, in effetti. Ok. Perfetto. Mi stai investendo. Non va bene così. Ok, saliamo di qua, saliamo di qua, saliamo di qua. Perfetto, andiamo di qua. Andiamo di là. Che canzoncina bella che è questa qua. Ok, andiamo qua. Perfetto, qua c'è un altro sigillo. Siamo pronti, esaminiamo il sigillo. Questo deve essere il sigillo del centro culturale di cui parlava quello yokai. C'è una quantità incredibile di energia qui. Allora, dobbiamo ripararlo ora? Lascia fare a me. Vediamo se adesso arriva qualcuno. Lo riparerò in un batter d'occhio. Ho qualche asso nella manica da giocare. No, non hai nessuna manica. Non preoccuparti di questi dettagli insignificanti. Ripariamo il sigillo. Ecco qua. Ma che è? Ma, oddio, ma. Nervi macio, ma che brutto che gli esce la testa in quel modo. Ma cos'è? Beh, non riparato è un bel niente. Distruggeremo i sigilli di questa città che vi piacciono! Ma è bruttissimo! Attaccare i ragazzi quando sono incantati o pigri, caricherà il tuo energimetro. Ok. Concentrare gli attacchi su di loro, riempirai più velocemente. Perfetto. Ok. Ah, ci sono anche due suspicion. Ok. Bene. Direi di iniziare al solito con loro. È un minimo di strategia questa. Vedete che c'è il bonus perché sono tutti quanti dello stesso tipo, diciamo, oscuro. In effetti era un po' bruttino quello, per questo non me l'ha dato buono. Negativuzz già sta morendo, perché Negativuzz, cioè, non è che sia il massimo. Ok, si concentrano su di lui e utilizziamo anche il suo, perché il suo, se non sbaglio, diminuisce qualcosa, la difesa, credo. Cioè attacca e poi diminuisce anche la difesa, quindi mi sembra buono per iniziare. Esatto. Perfetto, perfetto. Ok, uno è morto, bene. Direi però di colpire quest'altro. Ok. Sono
Sono sfinito. Attenzione, attenzione, è sfinito. No, no, colpite lui, colpite lui. Colpite lui, colpite lui, subito. Ok, e lui infatti ha recuperato. Ora mettiamo loro, Energy Max, e utilizziamo G-Banyan. Ok, ok, perfetto. E ora, ora siete morti. Ora vi spezzo in due. Ok, boom. Dai, dovreste essere morti, perfetto. Hai vinto. Vediamo se qualcuno sale di livello. Nope. Talismano forza. Bene. Ok. Ora proseguiamo con questo sigillo. È bruttissimo, ragazzi. Guardatelo con quella faccia che esce da lì. Questo colpo basso. Puff. E scompare. Vediamo adesso come Whisper riesce a recuperare questo sigillo. Ci è mancato poco. Ora torniamo a riparare il sigillo. Simsalabim. Oh, sigillo dello spirito. Guarisci subitin. No, vabbè, dai, raga. Siamo più bravi noi col dissing che lui con queste rime, cioè... Ehi, ha funzionato! Tutto qui? Mi è sembrato così facile. Sei sicuro di aver riparato il sigillo? Ma certo, guarda tu stesso, Laura è scomparsa. Ma anche io avrei potuto pronunciare quella formula. Ancora una volta di soffermi sui dettagli, concentriamoci sul prossimo sigillo. Ce ne sono altri? Allora, ci siamo occupati di tre sigilli. Ma dove sarà l'ultimo? Deduzione logica, caro Freak. Ricordi la storia di Rivela? Aveva detto che l'uomo d'affari yokai era uscito dalla scuola. A rigor di logica, lì si dovrebbe trovare un sigillo, forse. Percepisco anche una certa energia provenire da quella direzione. Che facciamo ancora qui con le mani in mano? Su! Andiamo! Ok, direi di andare a fare quest'ultimo sigillo, oppure, non so, staccare. Non, è che io non ho nemmeno il tempo di registrazione in questo momento, quindi non so quanto tempo abbiamo perso. Però la scuola è proprio qui vicino. Quindi direi di farci un saltino. Oh, la senti? Si fa sempre più forte. Allora ragazzi, qua mi sa che c'è qualcosa di importante. Quindi qui c'è un'energia smisurata. Ci stiamo sicuramente avvicinando al sigillo. Diamo un'occhiata in giro. Forza Freak, tieni gli occhi aperti per trovare un'aura potente. Ragazzi, io direi che per oggi l'appuntamento può finire qui. Perché adesso sono sicuro che qui ci sarà qualcosa di molto lungo e importante. Quindi ragazzi, noi ci salutiamo e ci vediamo in un prossimo episodio. Se il video vi è piaciuto lasciate come al solito un bel like, un bel commento per farmi sapere la vostra. Seguitemi sulle pagine Facebook, Instagram, Telegram, trovate tutti i link in descrizione. E mi raccomando, non perdete il prossimo appuntamento sempre qui su Yo-Kai Watch. Un saluto, ciao ragazzi!